Questi detengono in campo e come mai, questa è una domanda che ci tengo tanto in particolar modo, come mai la classe arbitrale comunque viene stipendiata dalla FIGC? Non ci possono essere altre soluzioni? Come la vedi tutto ciò? Allora, ovviamente la figura dell'arbitro incide esattamente quanto può incidere la prestazione di un giocatore. E come un giocatore che sbaglia sotto porta, sarò banale, ma dico che l'arbitro può sbagliare. Partiamo però dal concetto che tutti noi dobbiamo credere alla buona fede dell'arbitro, perché se così non fosse, allora arrivederci, Cade tutto, mi buonanotte, cade sono tutto. certo. Detto questo, io credo che la figura dell'arbitro oggi è l'unico aspetto anacronistico del sistema, cioè l'unico dilettante, molto spesso allo sbaraglio, non può essere più l'arbitro. Quindi anche l'arbitro deve assumere una configurazione e uno status, direi meglio, professionistico, e secondo me dovrebbe anche essere liberalizzata la sponsorizzazione personale dell'arbitro. Il signor Collina, ammesso e non concesso che ancora dirigesse le partite di calcio, potrebbe valere per uno sponsor molto più rispetto a, fate voi il nome, insomma, doveri, tanto per farne uno, speriamo che non mi ascolta e non si offenda. E in base ovviamente alle sue prestazioni, in base alle partite che fa durante l'anno, e ovviamente più è bravo, più partite andrà a dirigere, avrà un compenso a livello economico, sfoggiando sulla sua casacca gialla, nera, arancio, rosso, adesso gli abiti sono tutti colorati, magari un bel marchio commerciale. Questo favorirebbe che cosa? Ovviamente un innalzamento degli introiti personali. E io parto sempre dal principio che chi ha un ruolo di responsabilità, di grande responsabilità, e oggi un arbitro ha un ruolo di grandissima, enorme responsabilità, perché intorno al calcio è inutile ripetere, no? L'abbiamo sentito milioni di volte, quanti soldi girano. Allora io credo che debba avere quantomeno una certezza che deriva dall'aspetto economico, che lo possa mettere al riparo da qualunque tipo di tentazione.